Il superamento del bicameralismo perfetto, con l'abolizione del Senato elettivo come proposto dall'attuale governo, ha sicuramente dei lati positivi e negativi. Secondo lei, qual è il bilancio complessivo della riforma? Se io devo essere sincero, dico che il bilancio complessivo della riforma è pessimo. In questo momento il punto chiave è che gli equilibri tra i poteri, che è una caratteristica della democrazia, non di un singolo problema, perché è inutile che noi ci riempiamo la bocca con riferimenti più o meno, come dire, corretti a Montesquieu, come anche ha fatto il Presidente del Consiglio per polemizzare con i magistrati. Ma lui doveva anche sapere, facendo quella indicazione polemica, che la separazione c'è anche con l'istituzione parlamentare. E l'istituzione parlamentare non sta lì soltanto per investire il governo, perché quando si dice avremo la stessa sera delle elezioni un risultato che ci consentirà di avere un Presidente del Consiglio, un governo che potrà operare al riparo da qualsiasi imboscata, si passa a un altro sistema che è quello di democrazia di investitura. Non c'è più il problema della rappresentanza dei cittadini, che non è una questione che sollevo io polemicamente, perché quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge elettorale chiamata Porcellum, l'ha fatto dicendo che questo non garantisce ai cittadini la rappresentatività. Allora, abbiamo un sistema combinando legge elettorale e manipolazione del Senato, un sistema nel quale la rappresentanza dei cittadini rimane esclusa assolutamente al Senato, fortemente ridimensionata, tanto che io non credo che usciamo dai vizi di incostituzionalità che erano stati proposti per il Porcellum. E quindi ecco la ragione del mio dissenso, adesso usiamo una parola meno aggressiva, mentre perché non ci sono gli equilibri costituzionali adeguati, perché è vero che poi la maggioranza, che è una maggioranza parlamentare sostanzialmente costituita da nominati del leader, fa diventare il Parlamento nient'altro che il luogo esecutivo delle decisioni del governo. Individua un sistema in cui altri strumenti di controllo, tipo la Corte Costituzionale, lo stesso Presidente della Repubblica, diventano appendice di questa maggioranza, e quindi la questione che si è aperta e che è quella che dovrebbe inquietare un po' tutti è la mancanza di pesi e contrappesi, l'espressione classica per descrivere un sistema democratico.